Bentrovati, gentili telespettatori di Cilento Channel. Bentrovato al direttore della BCC di Acquara, Antonio Marino. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come stai innanzitutto? Divinamente bene. Allora, direttore, io questa settimana direi di partire dall'analisi, insomma, del nuovo acquisto della Salernitana che ancora una volta è sponsorizzata dalla BCC di Acquara, quindi questo bel traguardo raggiunto con Ribéry, come lo commentiamo? Noi siamo stati sponsor della Salernitana l'anno scorso, siamo stati sponsor la settimana scorsa in Serie A, saremo sponsor domenica prossima col Torino a Torino e poi non saremo più. Però diciamo che abbiamo avuto fortuna a essere sponsor proprio in questo momento in cui c'è stato questo acquisto importantissimo che ha portato tanta notorietà al calcio salernitano, tanta visibilità e quindi ci siamo capitati noi per lo mezzo e quindi bene così, insomma siamo felicissimi perché il nome della BCC di Acquara sia collegato alla Salernitana sicuramente, ma anche a Ribéry in questo momento. Domenica giocheranno a Torino con la nostra sponsorizzazione, quindi è un motivo di grande gioia, di grande soddisfazione. L'augurio che facciamo è che possano vincere un po' di partite in modo da restare in Serie A, che è la cosa più importante. Questo poi lo Certo. vedremo nel tempo, insomma, però oggi noi insomma, abbiamo avuto anche noi sulla scia di tutto ciò una grande visibilità per la nostra banca, tant'è che stiamo pensando tra oggi e domani dovremo uscire con la proposta di aver istituito questo conto granata che è proprio con delle condizioni molto agevolate. E poi ognuno che apre il conto gli daremo anche le mascherine griffate Salernitana 19-19 e poi probabilmente sorteggeremo anche per ogni partita sorteggeremo un biglietto gratis allo stadio per coloro che hanno aperto questo conto granata nella settimana precedente. Stiamo mettendo in piedi queste iniziative che sono la prova della dinamicità solita della nostra banca e speriamo di continuare a mantenere questo standard. Bene, complimenti anche per la fantasia, direttore, sempre con idee molto simpatiche. Senti, invece, beh, un'altra notizia è che più di 20 comuni al voto nel Cilento, in totale tra il Cilento e Vallo di Diano sono una quarantina, se non vado errato. Quindi la mia domanda, visto che sei anche sindaco di Acquara, è questa, insomma, come i comuni possono usufruire di una contabilità economica in vista soprattutto, no, dei nuovi sindaci che verranno? Secondo te, quali le formule da cambiare per migliorare il sistema amministrativo del bene comune? Ma sai, noi come banca non siamo per niente interessati alle competizioni elettorali, chiaramente, però siamo interessati al buon funzionamento dei comuni, perché il buon funzionamento dei comuni si riflette sul buon funzionamento delle nostre comunità e quindi un beneficio indiretto anche per la banca, per le banche. Io ho maturato una certa esperienza in questo periodo. Se potessi, io porterei una serie di riforme nel testo unico degli enti locali. La prima cosa che farei, se fosse possibile, è togliere di mezzo la preferenza unica nei piccoli comuni, perché la preferenza unica porta tanto clientelismo sostanzialmente e scarta il merito. Che quando c'è da fare una scelta secca di votare una persona sola, o si vota per chi ti è parente, perché nei piccoli comuni c'è sempre un parente che è candidato, oppure per chi ti ha fatto un piacere o ti ha promesso qualcosa. Il merito non compare quasi mai, anzi mai.
Quindi in effetti con tre preferenze, due andrebbero al cosiddetto familismo amorale, la terza probabilmente, molto probabilmente, andrebbe per merito e quindi alla fine quelli che meritano lo sappiamo tutti, insomma, no? Quindi alla fine prevarrebbero quelli che accampano un certo merito collettivo. E secondo me questa sarebbe la prima cosa, anche per far salire un po' il livello. Di qualità delle nostre amministrazioni. Tra l'altro, se vedete, mentre prima nei nostri piccoli paesi c'era la corsa a chi si candidava, oggi c'è la corsa a chi non si candida, insomma, no? E quindi ci stiamo facendo male da soli, insomma, anche perché una riforma di questo tipo, di dare tre preferenze, sarebbe a costo zero per lo Stato. Un'altra riforma che sarebbe utile sarebbe quella di cambiare la contabilità degli enti locali, soprattutto piccoli, nei piccoli comuni. Oggi un bilancio di un piccolo comune sottostà alle stesse regole del comune di Napoli o di Milano, è una cosa improponibile, insomma. Noi, un piccolo comune dovrebbe avere un bilancio aziendale, entrate, uscite, creditori e debitori, punto. Cioè, non è possibile tutte queste elucubrazioni contabili, insomma, che ci vogliono. Un piccolo comune ha bisogno almeno di due o tre ragionieri per andare avanti. Insomma. Poi c'è un diluvio normativo, avanzi di amministrazione, avanzi di residui attivi, residui passivi, avanzi di gestione. Cioè, è una cosa. Guardate, in Francia vi sono 30.000 comuni. Non c'è nessun comune in deficit. In Italia abbiamo scarsi 9.000 comuni e sono tutti in deficit, saranno pochissimi quelli che hanno un avanzo. Quindi, secondo me, bisogna cambiare la legge, come in Francia, fare la contabilità aziendale. Beh, ci auguriamo. Così. Dici. È come se fosse un'azienda. Se tieni soldi, spendi, se non ne hai, non spendi, punto. È chiaro, ci auguriamo dunque che Draghi possa fare una riforma non solo del sistema elettorale, ma anche delle economie locali, insomma, delle autonomie locali. Sì, poi ci sarebbe anche il tema importantissimo, secondo me, per i piccoli comuni, ma non solo per i piccoli, di dotarli annualmente di una somma disponibile per fare cose utili per contrastare lo spopolamento, per elevare, che ne so, il livello dei servizi sanitari, cioè le cose che più interessano in una piccola comunità dell'entroterra. La sanità è fondamentale, no? Allora, io penso che lo Stato dovrebbe dare ai comuni un po' di soldi ogni anno liberi di fare cose controllate però dallo Stato, cioè basta indicare la direttrice, insomma, dice io quest'anno voglio fare qualcosa contro lo spopolamento, voglio fare qualcosa per aiutare l'agricoltura. C'è una commissione provinciale che ti valuta questi progetti, se è il caso, oppure se tu fai cose populiste, ti dice di no, insomma, no? Dopodiché deve avere la possibilità un comune di disporre di somme liberamente, altrimenti queste energie locali, queste creatività locali non emergeranno mai, perché oggi tutto arriva dall'alto. Adesso c'è il bando per i campi di calcio e si fanno i campi di calcio, poi esce il bando per i campi di basket e si fanno i campi, dico così, no? Però è tutto etero diretto dall'alto, dal centro, ma non è, cioè in effetti, vedo per esempio nel mio comune abbiamo avuto un finanziamento, 1,5 milioni per la scuola, no? La scuola c'era ed era anche buona, quindi facciamo un doppione, ma se ci avessero dato 1,5 milioni liberi da spendere per noi, per quella comunità, per farla migliorare, sicuramente avremmo asfaltato tutte le strade rurali, in modo da dare la possibilità a chi vuole fare l'agricoltura di andare a coltivare i terreni, cosa che adesso è quasi impraticabile. Avremmo portato un giovamento maggiore alla comunità che non la scuola, perché abbiamo una scuola che già c'era, la popolazione scolastica in calo e noi non ci preoccupiamo di chi vuole produrre, cioè delle aziende agricole. Quindi volete darci 1,5 milioni, ma datelo a noi, decidiamo noi, Consiglio Comunale, magari anche all'unanimità se dovesse servire per mettere dei paletti, però
però fa decidere alla comunità, altrimenti queste energie locali saranno sempre inutili. Quindi se non diamo la possibilità alle intelligenze locali, alle energie locali, alle energie giovanili, di diventare ognuna fabbro delle sue fortune, non potremo mai dire che abbiamo avuto la possibilità di crescere. È lo, certo. Stato che, è lo Stato che non ci fa crescere. Consentimi di aggiungere, direttore, è anche un controsenso la gestione politica, insomma, della nostra nazione, perché se da un lato si dice cerchiamo di finanziare per evitare lo spopolamento, dall'altro però ti limitano nei servizi, tipo che ne so, uffici postali che chiudono nei piccoli comuni, segretari comunali che si dividono, come pure appunto i ragionieri tra vari comuni, quindi tutto questo rallenta la normalità di un piccolo paese, e quindi naturalmente stimola i giovani ad andare via e quindi ad incrementare lo spopolamento. Quindi è un gatto che si morde la coda, quindi bisogna cambiare proprio strutturalmente tutto, no? Sì, ma bisognerebbe incentivare la comunione dei servizi tra 3 o 4 comuni, mettersi in comunione, però dargli qualcosa di soldi in più. Come pure, se vediamo oggi tutto l'entroterra appenninico, cioè se partiamo dall'Emilia Romagna fino alla Spromonte, è popolato da comunità. Questi comuni che stanno nell'entroterra lungo l'Appennino sono tutti oggetto di spopolamento. Però se andiamo a vedere, in ogni comune lo Stato manda fior di milioni ogni anno per opere pubbliche che poi alla fine non producono i risultati che sperati. Insomma, no, cioè non siamo capaci di non far vincere le cose che contano, frane, tutti i milioni che arrivano. Se vai in ogni comune, ogni sindaco ti dirà: guarda, io sono riuscito ad avere 5 milioni qua, 4 là, 8 là, però alla fine siamo sempre più poveri dell'anno precedente. Quindi vuol dire che questi soldi vanno in una direzione sbagliata, e per recuperare la direzione, il verso giusto, secondo me bisognerebbe darli nella disponibilità delle varie amministrazioni, però con un controllo stringente dello Stato, cioè che le scelte fatte non siano populiste, insomma, no? E fare delle cose effettivamente utili. Vedi, beh, che si potrebbe recuperare senza un aggravio di ulteriori spese, insomma, dello Stato. Magari anche basterebbe la metà di quello che arriva sotto varie forme, però se dato libero, anziché con vincolo di destinazione, io penso che risolveremo tantissime cose all'interno dei nostri comuni. È chiaro, Draghi sicuramente ha questa intenzione, però poi dobbiamo sottolineare, direttore, l'interesse proprio dei partiti, che non è a favore, diciamoci la verità, dell'italiano medio come il presidente Draghi, ma è a favore del proprio partito, e forse questa è una disfunzione anche, no, nel sistema. Ma questo adesso qualche giornale l'ha chiamato l'altro spread, cioè c'è lo spread in campo economico e poi c'è questo spread politico, cioè il differenziale politico tra Draghi e i partiti, no? Perché mentre Draghi cerca di tenere la barra dritta, quantomeno di non fare fesserie, i partiti stanno là ogni giorno in televisione, se vede, ognuno ha col sondaggio in mano del proprio partito a fare dichiarazioni elettorali, no? Che non c'entrano niente. Ecco, questo si va allargando sempre più lo spread politico tra il governo e i partiti, e questa è una cosa che non giova, insomma. Sì, Draghi terrà la barra dritta fin quando non lo faranno scocciare, sbatterà la porta e se ne andrà, perché non si può stare con questa giostra di partiti. Anche qui bisognerebbe avere il coraggio di fare una riforma drastica del sistema elettorale che puntasse sui collegi uninominali, che è l'unico modo per avere in Italia due soli partiti, come più o meno in Francia, come in America, insomma, come in Germania. Cioè avere la capacità di fare i collegi uninominali, perché è l'unico modo per togliere di mezzo tanti partitini da 0, che purtroppo oggi ancora vi sono e che vanno straparlando ogni sera in televisione,
e che purtroppo non sono utili alla causa. Insomma, noi dobbiamo avere il coraggio anche noi in Italia di avere due partiti, uno di centrodestra e uno di centrosinistra, e che si contendano il potere, insomma, il governo, non il potere. E quindi sarebbe utile questo, ma senza i collegi uninominali, dove vince chi prende più voti in ogni collegio, non si va da nessuna parte. Facciamo solo questo chiacchiericcio della politica, che poi è quello che l'Europa ci contesta, perché questo chiacchiericcio ci rende deboli politicamente e quindi incapaci di prendere decisioni drastiche per il bene della nazione. Bene, direttore, ti ringrazio. Oggi ci siamo allungati leggermente di più, ma sicuramente le informazioni che ci siamo scambiati e le opinioni sono sicuramente gradite dai nostri telespettatori. Speriamo. Sicuramente avrai dei feedback, direttore, almeno per quanto mi riguarda, insomma, mi scrivono in tanti, mi fermano e mi parlano di questa rubrica settimanale che è interessante, quindi te lo posso assicurare io che sono il direttore di rete. Devo chiedere un compenso allora. Assolutamente sì. Va poi bene. Parlerai con la mia direttrice a mia volta. E quindi compenso zero, va bene. Direttore, grazie tante. Appuntamento alla settimana prossima, cari telespettatori, sempre con il direttore Antonio Marino, e parlare di economia.